Ci eravamo lasciati così, con il fiato sospeso a 90 minuti dalla fine, primi in classifica, a pari merito e pronti a giocarci il tutto per tutto. E ora è arrivato il momento di scoprire com'è andata. Ciao, sono Federico Viglino e per sempre, forza 9 luglio 2006. È stata un'ultima giornata fantacalcistica palpitante per la nostra 9 luglio 2006, ma ragazzi, questa ultima giornata, ahimè, non ci ha sorriso. Pronti via e già stavamo sotto con la doppietta di Abraham. E a proposito, grandissima Roma per aver conquistato la prima Conference League della storia. Ci consoliamo con il rigore di Pellegrini che ancora ci fa ben sperare. Ma il bello arriva tra sabato e domenica. L'attacco di Chiuzzo, nostra vera bestia nera, si scatena con gol pure del subentrante Nico Gonzalez, oltre a Simeone e Perisic. Noi facciamo comunque il nostro, ma perdiamo con un insindacabile 4-2. La fortuna non ci sorride nemmeno dagli altri campi. Infatti, arrivano i peggiori risultati possibili per la nostra classifica, ossia il pareggio di Fantagol e la vittoria del veterano. Concludiamo così al secondo posto a pari merito con il veterano. Secondo posto che diventa terzo solamente a causa della minor somma punti totale. La cosa incredibile è che mai mi sarei sognato un arrivo così, con i migliori tre appaiati nel giro di un punto. Tra noi, Fantagol e Veterano, poteva veramente vincere chiunque in queste ultime giornate. Giusto fare i complimenti a Michele, primo storico vincitore del Fanta YouTubers, al VET che ci raggiunge a pari punti al photo finish e arriva così secondo, e anche a tutti gli altri partecipanti. Anche perché stiamo parlando, ragazzi, di un fantacalcio di livello assoluto, combattuto e divertente dalla prima all'ultima giornata. E comunque si rosica, ragazzi, si rosica un botto, intendiamoci. Potrei stare qui a parlarvi del fatto che siamo praticamente l'unica squadra che è sempre stata lì, in vetta o quasi per tutto il campionato. Del fatto che un progetto pazzo come il nostro porta con sé delle naturali complicazioni, come ad esempio la carenza dei ricambi validi ai titolari designati. E potrei stare qui a parlarvi della fortuna che ci è venuta meno nelle ultime giornate e con qualche infortunio di troppo durante certi periodi dell'anno. Ma da buoni italiani abbiamo terminato il torneo con la miglior difesa. Insomma, alla fine dei conti, de che te puoi lamentà. Ma oggi sono qui semplicemente per dirvi grazie. Grazie per aver vissuto con me questa avventura lunga un'intera stagione. Grazie per tutto il supporto al nostro progetto azzurro, per aver gioito, esultato ed imprecato con me seguendo le sorti della nostra nazionale creata al Fantacalcio. In particolare vorrei ringraziare Maria, Raf, Placido, Max, Gianluca, Emanuele detto Cobra, Fabio, Vales, Diego e i miei Marcellolippi, Juan e Morgan, braccio destro e braccio sinistro di questa impresa. Questo terzo posto, ragazzi, a un solo punto dalla vetta, per come è arrivato e per quello che abbiamo vissuto durante l'anno, è da considerarsi comunque come un grandissimo traguardo, raggiunto tutti insieme. E se avessimo vinto sarebbe stato qualcosa di assolutamente leggendario. In questo caso ci accontentiamo di qualcosa di comunque epico. È stato un anno importante, ragazzi, sia per me che per il progetto Pro Fantacalcio, tosto ma soddisfacente. Lo abbiamo vissuto insieme con contenuti praticamente all'ordine del giorno. Abbiamo inaugurato nuove piattaforme come la Viola e la neonata Twitter. E soprattutto abbiamo lanciato nuovi argomenti che a quanto vedo vi stanno appassionando e non poco. E non sono mancate le soddisfazioni fantacalcistiche di fine anno, oltre all'avventura che abbiamo vissuto insieme. Su quattro Fanta di quest'anno porta a casa un primo posto in un mantra, un secondo posto in un secondo mantra E anche qua ad un solo punto dal primo. oltre al nostro terzo posto con la 9 luglio 2006 e alla peggiore difesa di tutti i tempi nell'ultimo Fanta Classic. 111 gol subiti in una stagione penso che siano un record, ragazzi, qualcosa di improponibile in un fantacalcio a 8. E a nulla è valso avere in questo caso il terzo miglior punteggio totale. Fatemi sapere qua sotto se conoscete qualcuno con più di 111 gol subiti in una sola stagione, in modo da abbracciarci forte e cercare di dimenticare al più presto. Non sono poi mancate altre competizioni vinte, coppe vinte,
altri secondi posti e podi vari, oltre a qualche lezione utile per i prossimi anni. Perché ragazzi, anche al fantacalcio non si smette mai di imparare. Fatemi sapere ragazzi come avete concluso il vostro fantacalcio, se siete arrivati a premio e la cosa più bizzarra che vi è successa durante quest'anno. Ora è il momento di fare le ultime analisi della stagione appena conclusa, di staccare un po' la spina, di dedicarsi a qualche vecchia o nuova passione, anche se in questo caso non è che usciamo molto dal tema, per poi ritrovarci qui tra qualche settimana pronti per vivere insieme un'altra emozionante stagione del gioco più bello del mondo, dopo il calcio. Lecce, Cremonese, Monza. Insomma ragazzi, ci sarà da divertirsi.